Amati fratelli, la pace e la benedizione di Dio nel nome di Cristo Gesù vi siano moltiplicate a voi che temete il Signore e che lo amate con tutto il cuore. Il Signore è la nostra fiducia, la nostra sicurezza, la nostra certezza. Perciò, fratelli miei, proseguiamo con gioia, correndo verso il traguardo, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E considerate una benedizione l'essere umiliati, percossi, feriti, abbandonati ed esposti a svariate prove. Perché seguiamo le orme del nostro Signore e partecipiamo alle sue sofferenze, e venendo da Lui forgiati attraverso di esse, poiché il servo non è più grande del suo padrone. Non temete dunque e non fatevi prendere da preoccupazioni o angosce. Perché come è scritto, nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Salmo 34, versetto 9. O ancora, egli è lo scudo di quelli che si rifugiano in lui. Secondo Samuele 22, versetto 31. Non temete dunque, innalzate il mio vessillo, dice il Signore, cingetevi i fianchi, dimorando nelle mie parole, e sguainate le spade, piegando le vostre ginocchia. E vincete i vostri Golia, perché se combatterete, certamente vincerete. Perché come è scritto, egli addestra le mie mani alla battaglia. Secondo Samuele 22, versetto 35. Se voi quindi camminate osservando la mia parola, distruggerete le pietre d'inciampo che il nemico mette sul vostro cammino, romperete il sasso, perché la parola del Signore è come un martello che spezza il sasso. Geremia 23, versetto 29. Molti di voi dicono: il Signore è il mio rifugio. Eppure, quando dovete superare un ostacolo, cadete nella sfiducia, nell'insicurezza e nell'incertezza. Ma quando uno entra nel suo rifugio, non prova sollievo, non gioisce nel suo luogo sicuro. Osservate i salmoni, l'ostacolo della corrente non li ferma nella loro corsa, salgono contro la corrente, si spendono con tutte le loro forze, proseguono nella loro corsa. Tutto il creato parla con i suoi esempi. Se voi quindi davanti a un ostacolo ci mettete tutto voi stessi come i salmoni, certamente supererete l'ostacolo se mettete tutto il cuore. E quando il figlio dell'uomo tornerà sulle nuvole del cielo, come il bruco che diventa farfalla, così avverrà alla resurrezione. Quando il figlio dell'uomo tornerà, i vostri corpi si trasformeranno, perché carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. E chi è questa madre natura, questa pacciamama? Dov'era lei quando io tracciavo un cerchio sulla superficie dell'abisso? Dov'era quando riempivo il firmamento con le mie stelle? Dov'era quando il mio spirito aleggiava sulle acque? Quando ogni essere vivente prese vita al comando della mia voce? Dov'era lei? Non sono essi gli dèi delle nazioni che io feci scacciare e distruggere a causa della loro malvagità e delle loro abominazioni, nella terra del latte e miele, i cui popoli con sacrifici umani rendevano culto ai demoni. Togliete dunque gli dei stranieri che sono in mezzo a voi, perché sono destinati ad essere distrutti. Non seguiteli, perché la mia ira divampa contro di loro e contro coloro che travano il mio popolo e li seguono. La loro parte sarà la seconda morte, nello stagno ardente dove il verme non muore e il fuoco non si spegne. Ma voi che siete scritti nel libro con il sigillo dell'agnello, su di voi non ha potere la morte seconda. La vostra parte sarà nel mio regno che il Padre Celeste ha preparato per voi. Osservate lo zucchero, figli miei.
Esso è così dolce e ingannevole, ma è così dolce che corrode e caria i vostri denti. Così sono diventati i miei figli, che hanno abbandonato l'insegnamento per andare dietro coloro che dolcificano le mie parole con lo zucchero, cariando le vostre anime, e dicono: il Signore esaudirà i tuoi desideri, fra qualche giorno il Signore ti darà la vittoria, o ancora aspettate i tempi del Signore. Ma non ho forse detto che per essere mio discepolo dovete rinnegare voi stessi? Non ho detto a chi vince si siederà sul mio trono come anch'io ho vinto e mi sono seduto sul trono del Padre mio? Ha forse potere su di me il tempo? Non è un giorno per me come 1.000 anni e 1.000 anni come un giorno? Molti dicono: quest'anno il Signore ti darà quello che ti è stato rubato. Ma costoro creano i loro tarocchi, e voi che li seguite siete diventati simili a coloro che consultano gli oroscopi. Dicono: il Signore non farà cadere le cose descritte nelle profezie, ma la mia parola non mente, come è scritto. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidola su tavole, perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Abacuc 2, versetti 2 e 3. Io farò cessare i vostri proverbi. La parola dell'Eterno mi fa ancora rivolta dicendo: figlio d'uomo, che cos'è questo detto che avete riguardo al paese di Israele, che afferma: i giorni si prolungano e ogni visione viene meno? Perciò di loro: così dice il Signore l'Eterno, io farò cessare questo detto e non lo proferiranno più in Israele. Anzi, di loro: si avvicinano i giorni e l'attuazione della parola di ogni visione, perché non ci sarà più nessuna visione falsa né divinazione ingannevole in mezzo alla casa di Israele. Poiché io, l'Eterno, parlerò e la parola che pronuncerò si compirà senza alcun indugio. Sì, nei vostri giorni, o casa ribelle, io pronuncerò una parola e la manderò a compimento, dice il Signore l'Eterno. La parola dell'Eterno mi fa ancora rivolta, dicendo: figlio d'uomo, ecco, la casa di Israele dice: la visione che costui vede riguarda molti giorni nel futuro, ed egli profetizza per tempi lontani. Perciò di loro: così dice il Signore l'Eterno, nessuna delle mie parole sarà più rinviata, ma la parola che pronuncerò sarà mandata a compimento, dice il Signore l'Eterno. Ezechiele 12, da versetto 21 al 28. Essi dicono: nessuno sa quando accadrà o nessuno conosce l'ora. Eppure le mie vergini sagge sanno che la mezzanotte è l'ultima ora, perché hanno l'olio nelle loro lampade, perché hanno vegliato e hanno riconosciuto i segni dei tempi e sono rimasti fedeli a me e alla mia voce. E chi veglia non sarà sorpreso. Come ho detto, sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Luca 12, versetto 39. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Primo Tessalonicesi 5, versetto 4. I falsi profeti profetizzano le loro bugie. Vi promettono pace, prosperità, benessere. La mia mano è contro di loro. Uscite di mezzo a loro. Non vedete le nuvole nere sopra di voi? Essi vogliono stare nei primi posti delle vostre sinagoghe e dei loro pulpiti e fanno lunghe preghiere per essere visti da voi. Ma voi che seguite fedelmente me e la mia parola, su di voi ho messo il mio sigillo.
Voi siete i miei profeti, i miei testimoni, il mio esercito, i miei pastori e pastoresse, i miei diaconi e diaconesse. Nessuno vi tolga la vostra corona, perché, come vi ho detto, chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me, e chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Luca 10, versetto 16. Perciò, amici miei, vegliate e pregate, e le vostre lampade siano accese in ogni tempo, perché qui sta la costanza dei santi. Io sono il Signore, e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunciato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni, dice il Signore.